La famiglia tra tradizione ed innovazione. Con questo titolo l'associazione I Baluardi, con il patrocinio del comune di Pisa, della provincia di Pisa e del comitato Scienza e Vita, ha dato luogo a un incontro dibattito venerdì 30 ottobre 2009 presso l'auditorium Giuseppe Toniolo in piazza Arcivescovado a Pisa. Hanno partecipato l'onorevole Paola Binetti, neuropsichiatra e docente universitario, il professor Francesco Busnelli, ordinario di diritto civile e presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e il dottor Roberto Volpi, statistico e saggista. Ha moderato l'avvocato Silvana Giambastiani, presidente del Comitato Scienza e Vita di Lucca. Il convegno è stata l'occasione per discutere e per affrontare il tema del libro in cui per l'appunto l'onorevole Binetti parla della famiglia come luogo privilegiato degli scambi affettivi. Perché questo titolo, La famiglia tra tradizione e innovazione? Ma io penso che la famiglia abbia una sua identità strutturale, che è quella che ci viene consegnata dai millenni, no? Che ci precedono, dalla cultura e dalla tradizione, e che noi dobbiamo sempre di più cercare di cogliere in che cosa realmente consista, per poter distinguere tra quelli che sono i fenomeni sociali di cambiamento a cui tutte le famiglie vanno incontro, senza però perderci per strada l'essenza della famiglia. Se io dovessi pensare a un elemento proprio costitutivo di ciò che è essere famiglia, penserei alla capacità generativa della famiglia, intendendo per capacità generativa della famiglia la capacità di generare legami. Quindi una visione che in qualche modo mette in discussione quello che è un modello totalmente individualistico, autoreferenziale o comunque guidato soltanto dal principio di autodeterminazione, come se fosse possibile prendere decisioni su di sé, a prescindere da quello che gli altri possono aspettarsi, attendersi anche in termini di calore, di affetto e di appoggio. Qual è questa sfida dell'innovazione della famiglia di oggi? Diciamo che c'è una sfida all'innovazione della famiglia di oggi che deriva dai modelli sociali in cui noi viviamo, no? Noi troviamo davanti delle famiglie oggi che la mattina, come dire, scompaiono perlomeno formalmente perché i genitori vanno a lavorare, i figli vanno a scuola e poi magari si ricompongono alle 8 di sera. Noi dobbiamo riuscire a capire come l'innovazione in una famiglia richiede una costante capacità creativa per ricreare proprio quegli stessi legami di cui dicevo, inventandosi modelli. C'è un capitolo dedicato a omosessualità e famiglia. Allora, il primo punto per cui ho deciso di trattarlo è perché ogni omosessuale ha una famiglia, perché ognuno di noi nasce in famiglia e quindi ogni omosessuale nasce in una famiglia, cioè nasce in una rete di affetti, in una capacità di poter toccare con mano che i suoi genitori, i suoi fratelli lo amano così com'è. Questa capacità di sentirsi incluso anche se dovesse essere vissuto come diverso da loro, che mi sembra molto importante e molto forte. Il secondo passaggio è quello che vede nell'omosessualità di ultima generazione la richiesta di legittimare per i loro legami e per i loro rapporti anche una condizione il più simile possibile a quella della famiglia oggi.